Allora, l'altro ieri abbiamo visto la definizione di curva, adesso dobbiamo vedere cosa sono due curve equivalenti. Allora, supponiamo di avere una curva φ da AB ha valori e psi da id sempre a valore generale. Vi ricordo che phi di phi è uguale a numero di phi di domenica di phi, mentre psi di r è uguale si pone n di r. Qui r varia tra c e t, qui t varia tra r. Queste sono due curve. Quando è che si dicono equivalenti? Definizione. Si dice, allora supponiamo innanzitutto che queste due curve appartengano a CK di AB e qualche intero K maggiore uguale a 0. Potrebbero essere solo di 0, potrebbero essere in C con 1, qua in realtà molto spesso supponiamo per motivi pratici che siano almeno C1. Ok? Si dice che phi e psi sono equivalenti come curve di classe CK di AB e si scrive phi equivalente a psi. CK non si scrive, adesso è sottointeso. Se e solo se per definizione esiste un diffeomorfismo gamma da AB su CD, gamma di classe CK di AB insieme alla propria, al proprio inverso gamma meno 1 di classe CK su AB, tale che phi di T è uguale a psi di gamma per ogni t compreso tra e t. Adesso faccio una figura così si capisce meglio.
poniamo che n sia uguale a 2 o 3, qui abbiamo phi, questo è l'intervallo della retta reale AB. Allora, come è fatta? Questo è phi di A, e qua c'è phi di T alla area di T, e questo sarà per esempio phi di B. La curva percorre il sostegno a variabile di T. Ci siamo arrivati? Allora, voi avete, potete avere anche un'applicazione che mi porta i punti di AB in CD. Questa applicazione deve essere invertibile di classe CK con la sua inversa. Normalmente K è uguale a 1, però mettiamo K maggiore o uguale di 1 in maniera tale. Possiamo anche avere l'equivalenza come curve di classe C2, C3, C4. Però normalmente capo. Allora, come è fatto un diffeomorfismo? Un diffeomorfismo innanzitutto deve essere un'applicazione invertibile. Se vi ricordate come erano fatte le applicazioni continue e invertibili tra due intervalli in analisi 1, vi ricordate che erano monotone. Phi di A, o scusate, gamma di A è uguale a C, e poi mano a mano questo cresce fino ad avere gamma di B uguale a D, o viceversa, cioè ora è monotona crescente, ora è monotona decrescente. Allora, qual è la questione? La questione è che se io vado direttamente con la da T applico la phi e vado sul sostegno, oppure applico prima gamma e ottengo gamma di t che chiamo r e poi applico psi ad r, questo diagramma deve essere commutativo. Che cosa significa? Significa che o così o mi ottengo la stessa cosa, o in un modo o nell'altro devo arrivare allo stesso punto, no? Sta scritto qua psi di t, phi di t uguale psi di gamma di t. In particolare, osservazioni: se phi è equivalente a psi, implica che phi e psi hanno lo stesso sostegno. Allora, perché è uguale a motivo, phi di t è uguale a psi di gamma di t, questo per t compreso tra e t. Viceversa, se io scrivo psi di r, questo è uguale a phi di gamma meno 1 di r, questo per ogni r compreso tra C e D. Allora, phi di T è un punto generico del sostegno di phi, ma sta anche nel sostegno di psi, quindi il sostegno di phi è contenuto nel sostegno di psi. Viceversa, un punto generico del sostegno di psi è contenuto nel sostegno di phi. Quindi i due sostegni sono uguali. Quindi questa è la prima osservazione. Il viceversa non è vero. Non è vero. E questo lo dimostreremo oggi stesso, ma più avanti. Non ci voglio perdere tempo adesso. Basti pensare a questo esempio. Pensate alla curva coseno di t, seno di t, quella che percorre la circonferenza unitaria. Se t lo fate variare tra 0 e 2 pi greco, e se t lo fate variare tra 0 e 4 pi greco, cioè fate due giri, le due curve non saranno equivalenti. Perché? Hanno tutti e due lo stesso sostegno, però in un caso lo girate una volta, lo percorrete una volta e la lunghezza sarà 2 pi greco. Nell'altro caso lo percorrerete due volte e la lunghezza sarà 4 pi greco. Siccome vedremo tra poco che due curve equivalenti non è per forza la stessa lunghezza, se una fa 2 pi greco e l'altra fa 4 pi greco, non è possibile che siano equivalenti.
Quindi, se sono equivalenti hanno lo stesso sostegno, se hanno lo stesso sostegno non è detto che siano equivalenti. Osservazione 2, Φ di A è uguale, se Φ è equivalente a Ψ, questo implica che Φ di A è uguale a Ψ di C e Φ di B è uguale a Ψ di B, ovvero Φ di A è uguale a Ψ di B e Φ di B è uguale a Ψ di C. Cioè, in particolare, siccome gamma di A o fa C o fa D, Psi di A deve essere uguale a... Allora, Φ di A deve essere uguale a Psi di gamma di A. Allora, e Φ di B deve essere uguale a Psi di gamma di B. Adesso, o questo è C e questo è D, o viceversa. Allora, quindi in un caso ottenete questo uguale a ψ di C e questo uguale a ψ di D, e nell'altro caso ottenete. Quindi non è possibile altrimenti. Cioè la Φ e la ψ sugli estremi dei due intervalli devono coincidere. Però l'unica cosa che può accadere è che coincidono in maniera incrociata. Per quale motivo? Perché c'è sempre la possibilità che il difeomorfismo sia crescente oppure che il difeomorfismo sia decrescente. Perché si chiama diffeomorfismo? In analisi 1, un'applicazione continua con la sua inversa si chiamava omeomorfismo. Omeomorfismo significa classe C0, siccome qua deve essere almeno di classe C1, abbiamo imposto che K sia almeno 1, si chiama diffeomorfismo per dire che sei derivato. Chiaro? Ok. Quindi, sostanzialmente, che cosa sono due curve equivalenti? Sono la stessa curva a meno di una riparametrizzazione. Io ho riscritto. Chi sono le curve? Le curve già le abbiamo incontrate. Vi ricordate quando abbiamo descritto la parametrizzazione di un segmento? Tp più 1 meno tq. Andiamo a fare un po' di esempio. Così chiariamo ulteriormente. Allora, chi è? Se io scrivo Φ di T uguale Tp più 1 meno TQ, dove T è compreso tra 0 e 1, dove T è compreso tra 0 e 1. Ok? E P e Q sono due punti di Rn. Chi è questa? Non è un'applicazione da 0 a 1 a valore in Rn? E quindi è la curva. Come è fatta questa curva? Io ho l'intervallo 0, 1. Il punto 0 dove veniva portato? 0P più 1Q quanto fa? Q. Quindi se io qua ho 0 viene portato in Q, in generico T viene portato in un punto del segmento che congiunge P a Q, e poi quando arriva 1 viene portato in. Quindi questa è la, diciamo, la parametrizzazione del segmento che abbiamo visto all'inizio del corso, non è altro. Allora, siccome abbiamo già dato la definizione di lunghezza, chi era la lunghezza di una curva? Bisogna prima fare il vettore derivato. Ma chi è il vettore derivato? Quando derivo rispetto a t, qua mi viene esattamente p meno p. Qua mi viene p
potete farlo componente per componente, ma e qua mi viene meno. Quindi questo è il vettore debole. E chi è la norma definitiva? È uguale alla norma di prima. E chi è la lunghezza di phi? È integrale tra 0 e 1 di questa quantità, ma questa quantità non dipende da t, è costante, quindi è esattamente la norma. Cioè, ha senso geometricamente? Sì, perché la distanza di P, diciamo la lunghezza del segmento PQ non è altro che la distanza di P da Q, cioè la norma euclidea di P. Ok? Adesso proviamo a riscrivere un'altra curva che sia equivalente a questa. Per esempio, io scrivo psi di R uguale un mezzo R più R quadro P più 1 meno 1 mezzo R più R quadro Q, dove R pure lui è compreso tra 0 e 1. Qual è il sostegno di questa curva? Allora, vediamo un po'. Quando R è uguale a 0, qua mi viene 0P più Q, cioè qua viene 1 più 1. Quindi qua ho 0, 1. 0 viene un'altra volta portato in Q. Quando ci metto 1, qua viene 1 più 1 che fa 2, fratto 2 fa 1. E qua mi viene 0, quindi qua mi viene. Ecco, per quale motivo gli altri punti intermedi, se prendo un R qua, verrà portato sempre sul punto del segmento PQ? Perché se io questo lo chiamo T, questo non è altro che un punto che sta sul segmento PQ. Quindi è esattamente la stessa cosa, lo stesso sostegno. Semplicemente abbiamo cambiato il nome a T, cioè abbiamo riparametrizzato la curva, cioè in questo caso abbiamo che T è uguale a gamma di R, quindi in questo caso nel nostro esempio il diffeomorfismo gamma va da R a T. E chi è questo gamma? Non è altro che R più R quadro mezzo. È una funzione invertibile? Beh, a me basta vedere che è crescente. Per vedere che sia crescente e invertibile con la funzione immersa che è anche derivabile, basta verificare che la funzione sia crescente e che la derivata sia dappertutto diversa da 0. Perché se vi ricordate la regola di derivazione della funzione immersa, la derivazione della funzione immersa, la derivata della funzione immersa in ogni punto è uguale al reciproco di una derivata della funzione diretta. Se tutte le derivate della funzione diretta sono diverse da 0, anche le derivate inverse, diciamo, della funzione immersa esistono. Allora qua gamma primo di R quanto fa? Fa un mezzo più R, ma R è compreso tra 0 e 1, quindi un mezzo più R è compreso tra un mezzo e 3 mezzi. Quindi questa derivata esiste dappertutto ed è sempre positiva. Quindi la funzione è sempre crescente. Oh, allora, se io vado a fare la lunghezza di psi, come si fa la lunghezza di psi? Allora, devo fare prima de psi. Chi è de psi calcolato in R?
Allora io devo derivare rispetto a R. Ma la derivata rispetto a R di questa espressione già l'ho fatta, è un mezzo più R. Fatelo componente per componente, non la fine questo qua. E qua avete questa espressione in R che moltiplica questo vettore costante, più questo, più Q per questo. Quando vado a derivare, adesso quando vado a fare la norma, quanto mi viene? Viene un mezzo più R per la norma di t meno q. Quando vado a fare l'integrale tra 0 e 1, perché questa era definita tra 0 e 1, di dpsi di r, quindi r, quanto mi viene? Mi viene norma di t meno q, è una costante, la porto fuori. Poi devo fare l'integrale di questo, l'integrale di un mezzo tra 0 e 1 fa un mezzo. Integrale di R fa R quadro mezzo, valutato da 0 e 1, questo fa un mezzo più un mezzo fa 1, e quindi qua mi viene un'altra volta la stessa quantità di prima. Per quale motivo? Perché questa curva, come prima, non fa altro che andare da Q a P. Questa andava da Q a P. Semplicemente, semplicemente, immaginiamo che questa sia la strada che io faccio ogni giorno da Foggia a Cassino. Non è così dritta, però immaginiamo che sia dritta. Allora qui tu stai andando a Q a P con velocità costante, qua stai andando da Q a P con una velocità che è accelerata, no? Cioè all'inizio un mezzo, alla fine tre mezzi, la velocità aumenta in maniera lineare. Per questa quantità, ok? Perché tu nell'unità, in un'ora, devi arrivare da Cassino, da Firenze, ok? Ok. Ma o ci vado con velocità costante da Forni a Cassino, o ci vado con velocità uniformemente accelerata, che qua se andate a far calcolare l'accelerazione viene costante. Secondo voi la distanza che devo percorrere cambia? No, non cambia. Alt. Supponiamo che io però faccio un'altra cosa, parto da Forno, arrivo a Penino, mi ricordo di aver dimenticato i compiti a casa e devo andare a Penino, torno indietro e poi rivado a Cassino. Stavolta la lunghezza percorsa dalla mia curva sarà cambiata o no? Eh sì, da casa mia a Penino ci sono 10 km. Torno indietro, rivai avanti, ho fatto 20 km in più. Ma chi me lo dirà quel fatto? Me lo dirà il fatto che mentre questa curva e questa curva sono equivalenti, in quel caso non sono equivalenti. Cioè in quel caso il difformismo non lo trovo. Per il semplice fatto che in un caso ho percorso il mio sostegno una volta sola, nell'altro caso sono andato avanti e indietro. È chiaro? Quindi, secondo voi, perché abbiamo dato questa definizione di curve equivalenti? Perché le curve equivalenti saranno quelle che, per esempio, hanno sicuramente la stessa lunghezza. Ovviamente io posso avere due curve che hanno la stessa lunghezza che non sono per niente equivalenti, anzi che non hanno neanche lo stesso sostegno. Allora, se Cassino Formia Cassino sono 45 km, 43 km da casa mia, qua, io prendo un altro circuito su 43 km,
non sono per nulla equivalenti, però magari hanno la stessa lunghezza, quindi è chiaro che deve essere uno spiraglio. Però due curve equivalenti avranno sempre la stessa lunghezza. E questa è una cosa che si può dimostrare. Prima di dimostrarla però allarghiamo un po' il, diciamo, l'obiettivo. Andiamo a definire che cos'è l'integrale di una funzione lungo una curva. Questo è l'integrale curvilineo di prima specie. Cioè, per intenderci, non quello della forza lavoro, per esempio. Quello sarà l'integrale curvilineo delle forme differenziali di seconda specie. Allora, qual è la situazione? Noi abbiamo phi che va da a b in Rn. Phi è di classe C1, si chiama, poi cosa deve succedere? Deve succedere che J, cioè phi di AB, deve essere contenuto in un aperto A, poi dovete avere un aperto di Rn, poi dovete avere una funzione f da A in R, f di x, x sta in A, che è contenuto in Rn, f non serve che sia C1, ma basta che sia solo con tutto. Quindi la situazione è questa. Intervallo di partenza. Sostegno. Il sostegno sta dentro un aperto. La mia funzione è f, importa i punti di A a valore di R. In particolare anche i punti del sostegno di, diciamo, i valori f si può calcolare anche sui punti del sostegno di. Allora, per definizione, chi è? Tutto ciò premesso, perché se, per far dare una definizione spesso bisogna scrivere premesse, queste sono le premesse. Qual è la definizione? Chi è l'integrale di, si scrive integrale di f lungo phi in ds? S indica la cosiddetta lunghezza d'arco, cioè DS è quello che poi dovremo sostituire come norma di DS. DS lo dovete immaginare come, diciamo, allora, diciamo, se lo voglio dire più correttamente con delta S, allora, però se lo scriviamo in forma, diciamo, come formalismo, come infinitesimo, S è lo spazio percorso, diciamo, in tempo infinitesimo, che normalmente è il tempo che è passato della velocità istantanea. Quindi, però, non è, non c'è nulla da capire, non è un teorema, questa è una definizione. Quando io scrivo così è esattamente ciò che dovete sostituire al posto di DS quando dobbiamo andare a scrivere veramente l'integrale, quindi non c'è niente da... Questo per definizione anche è uguale l'integrale tra A e B. Cioè, quando io scrivo l'integrale lungo phi, in realtà l'integrale si fa tra A e B. Poi, al posto di f, f era f di x. Ma chi è x? Io la f la devo indicare lungo phi, quindi x chi è? Chi deve essere? Phi di t. Quindi qua ci devo mettere f di phi di t. E poi al posto di ds ci dobbiamo appunto mettere norma di t phi di t. Ok? È una definizione. È una definizione coerente con quello che abbiamo detto fino ad ora, perché chi è la lunghezza di phi? Se la voglio scrivere come integrale,
Chi è la lunghezza? Era l'integrale A e B della norma e del fi. Allora se ci voglio mettere F, quando ci devo mettere? Se ci voglio aggiungere F, qua non ci deve stare niente. Per non starci niente, quanto ci deve stare? La lunghezza non è altro che l'integrale di 1 lungo fi dell'S. Se io integro 1, vuol dire che sto integrando la velocità scalare in del t e quindi ottengo spazio. La velocità scalare è sempre positiva, pure se torno indietro. Quindi spazio percorso non può fare altro che aumentare rispetto. Quindi questa è la definizione di integrale di una funzione lungo la integrale equivalente di prima specie. Quando la funzione è 1 si ottiene la lunghezza, quando la funzione è 2 si otterrà il doppio della lunghezza, quando la funzione è variabile si otterrà qualcosa che andrà, sarà compreso tra il minimo di quella funzione per la lunghezza e il massimo della funzione per la lunghezza. Quindi facciamo due piccoli. Facciamo due o tre piccole osservazioni. Proposizione. E poi ci prendiamo un attimo. Proposizione 1. Cosa dirà questa proposizione 1? Siano F e psi e fi come sono. Sia m grande uguale al massimo di f di t e t compreso tra i t ed m piccolo uguale al minimo di f di t e t compreso tra i t. Allora, quando vado a fare l'integrale tra A e B, scusate, l'integrale di lungo phi di f in ds, questa che è uguale all'integrale tra A e B di f di phi di t, che è la norma di t. Quindi questa è la definizione, e quindi questo è per esempio maggiore o minore o uguale di m grande, perché questo lo posso maggiorare con m grande, lo porto fuori, e quello che mi rimane, vabbè, facciamo tutti i passaggi, integrale tra b della norma di t fi di t, che è minore o uguale di m grande per la lunghezza di fi. E lo stesso motivo è maggiore o uguale di m piccolo. Quindi l'integrale di una funzione lungo una curva si può sempre stimare, si può sempre stimare come compreso tra la lunghezza per il minimo della funzione lungo la curva, questo è il minimo della funzione sui punti della curva, del sostegno della curva, e il massimo della funzione
la lunghezza della curva per il massimo della funzione lungo il sostegno. Quindi se io ho un sostegno, su quel sostegno la mia f vale tra 3 e 5, quando ci vado ad integrare la f su φ, non può far altro che essere compresa tra 3 volte per la lunghezza di φ e 5 volte per la lunghezza di φ. Dice, ma ancora se il sostegno viene percorso 2 volte, 3 volte, va bene, fa niente. Va bene uguale. Perché la lunghezza di φ terrà conto del fatto che il sostegno sarà percorso 2 volte. Certo. Questa è la prima osservazione, facile facile. Proposizione 2. Siano F e φ come sopra, sia psi equivalente a φ senza dire altro, quindi equivalente come curva di classe C. Quindi abbiamo due curve, abbiamo F e φ. F si può integrare lungo φ, F si potrà integrare lungo psi, certo che sì, perché il sostegno di psi coincide col sostegno, siccome sono equivalenti, coincide col sostegno di φ. Quindi qual è la conseguenza? Allora, integrale di F lungo psi in D sigma è uguale all'integrale di F lungo in D sigma. Allora, chi è l'integrale di lungo psi di F in D sigma? Ho dovuto mettere qua un'altra lettera perché la lunghezza d'arco, cioè la velocità istantanea per in R per DR, non è di forza uguale a quella. Comunque, questa qua per definizione non è altro che l'integrale tra C e D di F di C di R per D C di R in D. Questa è la definizione. Adesso andiamo a fare la sostituzione. R uguale gamma T. Allora, non andiamo a fare qua ci dovrei mettere gamma meno 1 di C o gamma meno 1 di D, oppure e poi ci devo sostituire la derivata gamma primo di T. Oppure posso sostituire A, B, però in quel caso ci devo mettere il valore assoluto della derivata. Uso questa seconda formula. Quindi qua posso scrivere integrale tra A e B di F di psi di gamma di T per la norma di De psi calcolata in gamma di T per gamma prima di T con valore assoluto. Ma questa qui è uguale, lo scrivo qua sotto, questo è uguale proprio all'integrale tra A e B di F di φ di t per la norma di d φ di t. Perché come si fa? Chi è φ? φ è psi composto gamma. Come si fa? D φ non è altro che d psi calcolato in gamma di t per gamma primo di t. Attenzione che d psi calcolato in gamma di t è un vettore,
gamma prima di P uno scalare. Semplicemente basta scrivere derivate componente per componente. La regola della catena vale sempre su tutte le componenti. Ma quando vado a fare la norma di questo, fatemelo scrivere su qualche psi. Cancello questo pezzetto qua. Allora abbiamo de psi, de phi calcolato in P non è altro che de psi calcolato in gamma di P per gamma di P. Attenzione, questo è un vettore, questo è un vettore, questo è uno scalare. Fatelo componente per componente, mettete tutti insieme e vedete. Adesso, quando vado a fare la norma di questo, come si fa la norma di uno scalare moltiplicato un vettore? Si fa la norma del vettore per lo scalare. Quindi questo è esattamente uguale a questo. Ma questo chi è? È esattamente l'integrale lungo phi di f di s. Quindi come vedete, l'integrale di f o lo faccio lungo psi o lo faccio lungo phi. No? Cioè la definizione di equivalenza è stata data apposta per far vedere che quando le curve sono equivalenti, l'integrale no. Chiaro? Quindi questo è il senso della questione. In particolare, due curve equivalenti devono avere per forza la stessa lunghezza, perché se ci integro uno mi viene la lunghezza di phi da una parte, la lunghezza di psi dall'altra parte. Ma siccome l'integrale di uno o lungo phi o lungo psi deve fare la stessa cosa, due curve equivalenti hanno la stessa lunghezza. Pertanto, quando vado a percorrere la circonferenza una volta o due volte, le curve non sono equivalenti, hanno lo stesso stadio ma non sono equivalenti, perché in un caso la lunghezza, se la circonferenza ha raggio 1, mi viene 2π, nell'altro caso mi viene 4. Chiaro? Adesso andiamo a dare una terza proposizione senza dimostrazione, però con qualche osservazione la faremo. Allora, una curva, vi ricordate, si dice regolare quando oltre ad essere di classe C1 la velocità non si annulla mai. Siano phi e psi due curve. Allora, 1, regolare. 2, semplici. 3 aperte, diciamo, oppure 3 primo chiuse con via uguale si dice quindi uguale C di D oppure 3 secondo sempre chiuse vabbè qua è inutile, questi sono tutti quanti qua 3 secondo non serve, se è chiusa quella va a parte arriva lo stesso.
essendo chiuso, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo, questo è uguale a questo. Cioè devono partire e devono arrivare allo stesso punto. Quindi 3 aperto, 3 con questa condizione. Qual è la tesi? Fi e psi sono equivalenti. Chiaro? Allora, questo si può dimostrare. Allora, vi do solo l'idea della dimostrazione, la dimostrazione non la faccio, lo faccio nel caso delle prove aperte. Allora, chi è gamma? Allora, se io parto da T, qua ho fi di T, e qui vado a prendere R, c'è un unico R che mi va su fi di t. Allora, come si fa a trovare questo R? Allora, qua abbiamo AB, qui abbiamo un altro, abbiamo S di T, qua abbiamo C di T e abbiamo sigma di R. E quanto, qual è l'intervallo dove vado a finire? L'intervallo è da 0 alla lunghezza di T. Ok? Ma quando io vado a vedere t, tu nella parametrizzazione in t, per esempio, supponiamo che AB sia da 0 a 10, quando t è uguale a 3 hai percorso dopo 3 ore, il tuo viaggio di 10 ore, hai percorso 123 km. Ok? R percorre esattamente la stessa curva, lo stesso percorso, però percorre quella un treno merci, questo è un treno super veloce, quindi R ovviamente anche qui la velocità non è costante, è variabile, eccetera, eccetera, però questo va diciamo vice avevi 600 km da percorrere in totale. E qui avrai R sarà 2 ore, ok? Quindi sarà da 12 a 14, alle ore 12, alle ore 14, questo percorre lo stesso. Allora, chi è R corrispondente a questo T? Chi è gamma di T? Allora, tu ti vai a controllare lo spazio percorso da A fino a T e lo chiami S di T. Allora cosa farai? Farai sigma a meno 1 di S di T. Questo è gamma di T. Questa è la definizione di gamma di T. Qual è il motivo? Che si può vedere che quando il sostegno viene percorso una sola volta, la definizione di lunghezza si può dare in maniera intrinseca, cioè dipendente solo dal sostegno e non da come viene percorsa la curva. A quel punto, quando io vado da A fino a T, ottengo una curva, quella che mi va da fi di A fino a fi di T, che ha una lunghezza che va da 0 fino a S di T. Similmente, qui lo spazio percorso cresce da 0 fino a L di Fi, a un certo punto deve valere S di T. Si fa la funzione inversa, si controlla che questa funzione
è di classe C1 insieme a classe 1 e mezza, insomma la dimostrazione è un po' articolata, ci vuole un po', però la si fa. Attenzione, che questo, perché si fa questo e non si fa, uno dice, ma perché non fai psi a meno 1 di fitti, è la stessa cosa, no, è la, diciamo, alla fine viene lo stesso risultato, però il problema è che qua vado da R in Rn e qua devo fare una funzione immersa da un sottoinsieme di Rn in R, che è molto più complicato. Invece qua vado da un intervallo, un intervallo e un intervallo. Quindi sono tutte e tre funzioni di una variabile. Si può fare, si controlla che sia di classe C. Quindi queste curve sono equivalenti. Però, quindi si usa dire, normalmente si dice due curve regolari e semplici sono equivalenti se e solo se hanno lo stesso sostegno. Perché? Se sono equivalenti ovviamente hanno lo stesso sostegno, se hanno lo stesso sostegno sono equivalenti. Però, detto così, non è corretto, perché ci vuole anche la terza condizione. O sono aperte, e allora se hanno lo stesso segno per forza devono andare dai punti estremi del sostegno, da un punto estremo all'altro punto estremo. Oppure sono chiuse, ma se sono chiuse devono iniziare e finire nello stesso punto. Facciamo un esempio per capirci. Se io percorro la circonferenza una volta partendo da questo punto, oppure la percorro una volta partendo da questo punto, le due curve sono regolarissime, perché il modo circolare è uniforme in tutte e due i casi, tutta la stessa polarizzazione, cosina di t, sinusa di t. In un caso faccio variare t tra 0 e 2 pi greco, nell'altro caso faccio variare t tra pi greco mezzi e 5 pi greco mezzi, cioè sposto soltanto la rotazione di 90 gradi, inizio da qua e finisco. Le due curve non sono equivalenti, e qua il motivo: sono regolari, sono semplici, hanno lo stesso sostegno, ma questa condizione non è soddisfatta, perché φ di A uguale φ di B uguale 1, 0, ψ di C uguale ψ di D uguale 0, 1. E se vi ricordate, due curve equivalenti dovevano per forza coincidere sugli estremi, o a diritto o a rovescio, ma in ogni caso, siccome le due curve sono chiuse, questo valore dovrebbe essere uguale a questo. Ma siccome questo valore 1, 0 non è uguale a questo punto che è 0, 1, la cosa non è possibile. Quindi fate attenzione, perché ci vuole, nel caso che siano aperte e tutto va tutto bene, ma se sono chiuse ci vuole in più questa condizione. Devono partire dallo stesso punto, se no lo fisco il sorvolante. Chiaro? Quindi ci vuole questa condizione. E questa cosa, ci sono anche dei libri su cui non stava scritta bene. Ovviamente non è che si tratti di errore, cioè il professore lo sa benissimo, è una piccola distrazione, però ci sono dei libri dove non è scritto.